In questa sala vedo Puccini, vedo Giordano, c'è Toscanini, c'è Verdi. Loro hanno fatto la leggenda della Scala. Anche negli ultimi anni, la Callas, la Tebaldi, Cavazzeni, per esempio, Votto, Riccardo Muti, Claudio Abbado, sono loro. Noi siamo gli eredi. Penso che dobbiamo cercare di essere all'altezza, che è difficile. La Scala è riconosciuto un teatro leader nel mondo per quello che rappresenta la grande cultura dell'opera italiana, cioè l'identità di un teatro che da sempre si riconosce nella, quello che può essere l'opinione internazionale e nazionale, il teatro portatore di una tradizione unica, forse irripetibile. Tutte le volte che ritorno in palcoscenico, in questo teatro c'è un'energia e c'è veramente una magia speciale. Io ho vissuto a Roma fino a 28 anni e mia madre, che invece aveva vissuto la sua gioventù a Milano, ci parlava sempre della Scala. E quindi quando io sono arrivato a Milano mi sono innamorato della Scala. La Scala è un qualcosa che ti rimane dentro, ti rimarrà dentro in eterno, credo. Cioè la bellezza del teatro è unica. Io faccio parte di quella generazione per cui la Scala era un tempio. Toscanini, De Sabata, la Callas, la Tebaldi, la Freni, Pavarotti, Domingo. Manca moltissimo di razionalità, ma è una cosa molto viva. Quando si viene in teatro alla Scala, sembra che i muri raccontano della Callas e raccontano di questo di altro. Credetemi, il teatro per i cantanti d'opera si chiama Teatro alla Scala di Milano. Teatri meravigliosi nel mondo ce ne sono un'infinità, da Londra, Parigi, Berlino, Vienna, Cologne di Buenos Aires. La Scala però secondo me è sempre una punta di diamante. Nel varcare la soglia del teatro capii immediatamente che questo teatro era il mio mondo e in qualche modo sarebbe diventato casa mia. Io ricordo il primo concerto, c'era stato un bis di Verdi e da Loggione avevano lanciato delle bandierine italiane, una scena cinematografica quasi in senso di Luchino Visconti. La Scala è stata per me l'ossigeno come per una persona per vivere. Io sono cresciuto alla Scala, ma soprattutto nel mito della Scala. Mi ricordo che quando Paolo Grassi, come dire, mi invitò, mi fece, come dire, fare un giro nel teatro. Si fece aprire un palco, entrò, la sala era completamente silenziosa, immersa nel buio, e mi disse: vedi, qui abitano le anime dei grandi artisti che hanno fatto grande questo teatro. Ecco, io sono cresciuto con questo imprint. La Scala ha sempre avuto con Milano un rapporto particolare. Quando ho assunto la carica di sovrintendente, nell'autunno del 90, io mi trovai a affrontare una sorta di allontanamento tra la Scala e la città nelle sue espressioni economiche e culturali più rilevanti. Quando nasce Milano per la Scala c'era proprio la necessità di ricostituire un legame fra il teatro e la borghesia.
Il teatro si era orientato a stabilire un legame soprattutto con le grandi società industriali, quelle che potevano permettersi ovviamente fortissime elargizioni. Mancava invece una via, una strada che consentisse anche al singolo, anche al privato cittadino, di poter contribuire al bene della Scala senza essere una società internazionale, insomma, di impresa. Ecco. Nel 90 cominciano i tagli al fondo unico dello spettacolo. È chiaro che la Scala da sola, con i soli finanziamenti pubblici, poi con i suoi fortissimi, come dire, introiti e ricavi privati, non sarebbe riuscita a sostenersi. Allora il problema mio fu quello di riannodare le fila con il mondo economico della città, che poi la alta borghesia milanese. Mi ricordo che io ebbi come corrispettivo un'opinione di alcuni milanesi illustri che mi invitarono, soci del clubino, mi invitarono a un incontro. E l'allora sovrintendente Carlo Fontana, che era un uomo certamente molto aperto e molto illuminato, incontrando una sera a cena alcuni amanti e appassionati del ruolo che la Scala poteva avere se si sviluppava sulla base di nuove strutture, nuove possibilità economiche, aveva proposto l'idea di pensare di fare un gruppo di persone private che potessero assistere, contribuire a finanziare certi spettacoli e a fare quelle cose che la Scala come ente di diritto pubblico amministrativo non poteva fare. Finalmente, a ottobre del 1991, dopo diversi, diciamo, studi di fattibilità, eccetera, avendo Carlo Fontana ottenuto dal sindaco di Milano, Paolo Pilitteri, l'autorizzazione di utilizzare il nome Fondazione Teatro alla Scala, è stata costituita questa fondazione. Lo scopo della fondazione era appunto quello di appoggiare l'attività della Scala sussidiandola. Si pensò allora di dare vita a questa associazione, questa fondazione. Si trova una forma, come dire, giuridica della fondazione, credo fu l'avvocato Magno Cavallo a trovarlo, che, come dire, raccoglieva un certo numero di denaro che permetteva certe iniziative di spettacolo che altrimenti non sarebbero state permesse. Io volevo che al necessario, fondamentale finanziamento pubblico si aggiungesse il finanziamento dei privati, per privati che concorrevano col loro finanziamento all'affermazione e al compito e alla funzione di un fine pubblico, cioè di un teatro aperto alla società, alla collettività, quindi un teatro che fosse pubblico servizio. Questa era l'idea, Stato e privati uniti a fini pubblici, per una funzione di crescita sociale e civile della città e del paese. La fondazione, che allora si chiamava Fondazione per il Teatro alla Scala, così è nata, era una fondazione, cioè non un'associazione, per cui i soci fondatori
erano proprio solo dei santi che davano e non chiedevano nulla indietro, quindi non c'erano le prove, non c'erano la possibilità dei biglietti, non c'era assolutamente nulla. Lo scopo della fondazione era aiutare il teatro, ma proprio dal punto di vista economico-finanziario e magari anche un po' gestionale. C'è un aureo volumetto scritto da Antonio Ghiringhelli, leggendario sovrintendente della Scala dal dopoguerra fino al 72, che poneva come obiettivo, in questo appunti sul teatro lirico e sulla Scala, l'obiettivo del 50% tra ricavi propri e ricavi pubblici. Lui ricavi propri non intendeva ancora i privati, intendeva chiaramente il botteghino. Bene, in quel 2001 noi superammo quella barriera e superammo quella sticella, perché il 55% per l'appunto, lo rivendico con un certo orgoglio, fu ottenuto da ricavi privati, mettendo insieme ricavi di botteghino e il significativo ricavo da parte di, non di sponsor, anche ma soprattutto di soci fondatori privati che concorrevano così alla vita e alla gestione della fondazione. Questa idea, che è stata un'idea originale, è stato un seme che è stato gettato, poi si è sviluppato nel tempo ed è arrivato il tempo in cui si è detto bisogna che la Scala sia privatizzata, da ente autonomo deve diventare fondazione. Ma invece di avere tanti piccoli finanziatori, sostenitori, era bene avere pochi grandi sponsor, fondatori, banche, le più grandi imprese di Milano, eccetera, che hanno costituito poi la Fondazione Teatro alla Scala. Con questo la Fondazione Teatro alla Scala precedente ha dovuto cambiare nome ed è diventata Milano per la Scala. Una grandissima soddisfazione comunque è stata il raggiungimento di una raccolta fondi veramente molto importante per entrare tra i soci fondatori del teatro. Il teatro chiedeva in quei tempi 1 miliardo di lire, che erano una cifra considerevole, e noi ci siamo rivolte alla città e li abbiamo raccolti proprio dai singoli, praticamente dalle persone private, e ci siamo riusciti, effettivamente ci siamo riusciti, tra lo stupore generale anche nostro, devo dire, perché pensavamo che fosse un'impresa abbastanza folle. Però anche lì la Scala era un'istituzione molto amata, ma veramente molto amata, era in difficoltà effettivamente e i cittadini hanno risposto. E la fondazione è riuscita proprio a coagulare questo entusiasmo. Grazie a questa fondazione riuscivo a portare 2 volte a Bado, una volta coi Wiener, una volta coi Berliner. Riuscimmo a fare in coproduzione col quartetto l'integrale dei quartetti di Beethoven col Tokyo Quartet. Insomma, una serie di iniziative. Il cachet del maestro Sciolti, che diresse un eccellente nell'autunno del 91 bicentenario di Mozart, flauto magico in forma di concerto, fu reso possibile e fu coperto dalla fondazione. Tutto ciò era, prodromico rispetto a quello che fu l'obiettivo finale, cioè la trasformazione istituzionale da ente lirico pubblico a fondazione di diritto privato, che è quella che ha consentito, lasciatemelo dire, alla Scala di vivere
fino ad oggi. Noi volevamo trovare una forma mediana tra questi due momenti, facendo rimanere una parte il finanziamento pubblico e dall'altra il finanziamento privato. Certo, ci mancava il tassello importante della fiscalizzazione. Andiamo al 1920, il 51% dei proprietari dei palchi sono imprenditori. Durerà poco l'ufficio dei palchi perché nel 28 il Comune di Milano espropria tutti i palchi. Però mi piace ricordare un dato. In 150 anni di storia, dal 78 al 28, quando i palchi non sono più di proprietà privata, 1223 proprietari sono stati proprietari e di questi ben 308 erano donne. Il 1946 è la leggendaria riapertura del teatro dopo la guerra per opera di Greppi, di Ghiringhelli, di Toscanini. I palchi non sono più di proprietà e la Scala avvia una importante politica di avvicinamento alla musica, ai lavoratori. Era qualcosa che era già partito durante il ventennio e che continua con ancor più energia dopo il 1946. Io sono molto felice di aver scoperto l'esistenza di Milano per la Scala, già per motivo personale. In Francia si dice non ci sono delle dichiarazioni d'amore, ci sono delle prove. E questa associazione ci dà delle prove d'amore, perché sono presenti, interessati, non soltanto l'organizzazione dell'associazione, ma le persone. Le persone sono molto vicine al teatro. Sono orgoglioso di questa mia Milano per la Scala, perché sono più di 10 anni che faccio presidente e Milano per la Scala ha avuto diversi momenti. In questo momento stiamo puntando più sui giovani e sull'istruzione, a far appassionare i giovani alla musica, all'opera. L'aspettativa principale è quella di portare più giovani possibili dentro la nostra fondazione. Oggi siamo oltre 800. Di cui la metà ormai sono giovani. Credo in realtà di essere a conoscenza dell'esistenza della fondazione da parecchi anni, non saprei precisamente dire quando. Lo sono perché frequentando il teatro ho incontrato altri ragazzi, altri giovani, e ho iniziato a chiedermi come sia possibile che nel teatro rinomatamente ritrovo di insomma, generazioni precedenti ci siano così tanti ragazzi e ragazze e ho scoperto della fondazione. Io tutte le settimane, grazie alla fondazione, venivo qui e seguivo le prove degli spettacoli. Ed è qualcosa di straordinario, perché uno non solo gode l'esperienza del momento nello spettacolo, ma anche capisce che cosa questo significhi. Mi ricordo quando i miei amici eravamo andati a vedere Il ratto nel serraglio di Mozart ed eravamo vicinissimi al palco ed era meraviglioso perché si vedevano anche un po' in retroscena.
Grazie a Milano per la Scala conosciamo il valore, valore nel senso più nobile e alto del termine, ma anche il costo da un punto di vista materiale che ha l'organizzazione di uno spettacolo. E per i giovani penso che Milano per la Scala faccia davvero molto per avvicinarli al mondo dell'opera. Noi abbiamo diverse attività che riguardano il miglioramento culturale dei nostri soci. Primo fra tutti questi incontri che noi facciamo ogni anno, sono circa 8-9 incontri molto importanti col professor Sartorelli, che devo dire ha riscosso un gran successo e il numero di persone che viene ad assistere alle sue lezioni è sempre in crescendo. Nel 1950 Ghiringhelli fa un accordo con l'Università Statale di Milano per istituire delle lezioni di storia della musica, seguitissime, che nel 1956 vengono portate in quello spazio adattissimo anche per questa attività che era appunto la Piccola Scala. Qui troviamo Barblan, Monpeglio, Giulio Confalonieri per esempio, che è stato il direttore della prima scuola annessa al Teatro alla Scala, per volontà di Boito, che diceva la Scala deve fare formazione oltre che naturalmente spettacolo, no? Ho tenuto il primo incontro il 19 aprile del 2016, 5 anni fa. Eravamo nella piccola biblioteca di Palazzo Clerici. C'erano sì e no una ventina di persone. Il pubblico, ho scoperto nel corso degli anni, è molto cresciuto a questi incontri, tant'è vero che Milano per la Scala si è trovata nella situazione di dover trovare spazi sempre più grandi. Ci siamo ritrovati ad avere ben più di 100 persone ad assistere quasi stabilmente a questi incontri. Fondazione come Milano per la Scala, che è nata per aiutare il teatro, ma poi quando nacque l'Accademia, come dire, si prodigò subito per aiutare anche l'Accademia, è vitale perché ha la funzione di, da un lato, aiutare quei ragazzi che non hanno la possibilità di o poter vivere a Milano o pagare l'iscrizione. E poi negli anni ha aiutato tantissimo anche le borse di studio per i cantanti. Ha la funzione sostanzialmente di rendere possibile il sogno di questi giovani, cioè di entrare da noi. E quindi Milano per la Scala, e se vogliamo anche la stessa scuola della Scala, l'Accademia della Scala, hanno riacceso la possibilità al singolo, al privato cittadino, di poter contribuire alla crescita del teatro, appunto elargendo, se vogliamo, delle somme per delle attività che sono collaterali ma sono importantissime, come quelle appunto relative alla formazione del pubblico di domani e alla formazione di nuove professioni. Io sono da 15 anni
direttrice dell'Accademia e veramente mi hanno preso per mano all'inizio e accompagnato in questo lungo percorso dove siamo cresciuti insieme. Abbiamo un contributo costante all'Accademia, abbiamo un contributo costante a quello che per noi è una cosa stata il nostro progetto iniziale a cui noi tenevamo molto, che è il DAM. Il progetto di digitalizzazione che ha trasformato la vita del teatro, perché finalmente hanno potuto avere accesso agli archivi fantastici che aveva la Scala, veramente un patrimonio. Tutti gli anni noi scegliamo dei balletti che sosteniamo in toto o in parte economicamente e è una grande anche questa soddisfazione. Ho l'impressione di avere un appoggio forte per sviluppare nuove cose con Milano per la Scala. E lo dico di nuovo, ci danno un appoggio molto forte economicamente, ma anche un appoggio che è proprio di grande valore, perché alla fine rimaniamo delle persone, abbiamo bisogno di sentire un supporto anche affettuoso e questo c'è veramente. Milano per la Scala è nata per aiutare il teatro, ma vive se c'è il teatro, quindi in verità il mio augurio è veramente per la Scala e per la città di Milano. Mi auguro che la Fondazione possa crescere anche nelle sue attività, in quello che offre, in quello che costruisce per, con, insieme ai soci, nelle relazioni con le altre organizzazioni, fondazioni culturali. Insomma, l'augurio è che questi 30 anni possano diventare 60, 90, possano essere tutto il tempo necessario a far crescere continuamente il teatro alla Scala. Gli auguro veramente di riuscire a fare tutto quello che sono riusciti a fare fino adesso e anzi di più. Bene, se la Fondazione Milano per la Scala continuerà a occuparsi nel modo che ha fatto finora, sono convinto che svolgerà un ruolo molto, molto utile e molto produttivo per il presente e per il futuro. Io sono semplicemente felice che esista questa associazione e andate avanti con lo stesso affetto, con la stessa gentilezza, generosità e ci fate delle dichiarazioni d'amore ma anche delle prove, è molto commovente. Thank you.